Ciao Ale, Metropolis. Sì, la domanda prima di tutto è che mi serve in realtà per chiudere il pezzo, cioè l'ingresso di Caserta era studiato, era messo in preventiva un calciatore magari sul quale può addirittura contare questa esperienza, oppure era un saluto? Era giusto un saluto doveroso da parte mia, visto che ho portato in panchina. Era giusto da parte mia dare il giusto merito a un giocatore che è amato, un giocatore che ha fatto bene, un giocatore che da quando sono qui in ritiro mi parla sempre dei tifosi della Juve Stabia, mi parla solo della Juve Stabia, per come è stato negli anni qua, ed era giusto da parte mia, è doveroso dare il merito a Caserta di salutarsi con il pubblico. Quindi è un saluto? Sì, è un saluto, l'abbiamo detto già prima. Però questa sera c'è stata l'occasione, abbiamo sfruttato anche l'occasione della panchina lunga, diciamo, no? Perché poi hai fatto quel passaggio. Infatti, poi in quel momento là, infatti in quel momento a fine partita gli ho detto non ti montare la testa perché hai finito. Però da parte mia era giusto che davo questo merito e questo abbraccio che è stato poi bellissimo anche a certi stati, anche commovente, no? Nei suoi confronti. Tornando alla partita, però, ovviamente la domanda classica quando sei all'inizio della stagione, che risposte hai avuto un po' dalla squadra? Chiaramente mancava qualche pedina, però ha giocato un buon calcio. No, sono contento per come sta su questa partita dove l'approccio iniziale, sai, giochi la prima partita di fronte al tuo pubblico, non ti conosce. E l'approccio magari mi è piaciuto perché abbiamo dato subito. Abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato subito delle occasioni magari che per passare in vantaggio si siamo usciti, potevamo fare anche qualche gol più il primo tempo, però ripeto, quello che mi interessava a me oggi è vedere la squadra dove l'avevo fatto dall'inizio del ritiro ad oggi, vedere i miglioramenti ci sono stati. Di questo sono contento. È normale che devo essere anche onesto nel dire che di fronte avevamo una squadra giovane, una squadra che magari forse anche in ritardo di preparazione, è giusto anche dire questo, no? Perché però sono contento della prestazione dei ragazzi. Apicella, Pragma. Mister, buonasera. Mister, allora la curiosità è questa, voi state legittimati i risultati anche in virtù che Melfi è una squadra giovane. Ecco, ma il Perone duro c'è stato questa sera oppure c'è stato qualcosa che non le è piaciuto? Sì, sicuramente. Approccio il secondo tempo. Non mi è piaciuto perché siamo entrati non con la giusta concentrazione dove abbiamo concesso due palle gol alla squadra avversaria, no? E i primi 10 minuti non mi sono piaciuti. Bisogna entrare come siamo entrati il primo tempo, perché nel calcio non bisogna mai rilassarsi, bisogna stare sempre concentrati. Forse abbiamo un po' pagato questa cosa qua, con tutte le giustificazioni che si possono avere in questo momento qua, dopo il primo tempo, abbiamo corso abbastanza, però il primo tempo così lo trovo. Ok, mi sono un'altra domanda, le volevo chiedere, quando ci siamo visti a Gubbio per il ritiro, avete detto prima di pensare alla gara con il Melfi di Coppa, dovevi pensare all'amichevole con il Foligno. Sì. Oh, domenica lei questa Coppa, un avversario molto più difficile, di categoria superiore, ecco, come si presenterà là? Per fare bella figura o magari anche per fare il colpaccio? No, andiamo a giocarci le nostre chance, sappiamo che giochiamo contro una squadra di categoria superiore, sappiamo tutto quanto, è normale che, come ho detto lei prima, dobbiamo misurarci, ci siamo misurati con Melfi, ci siamo misurati con il Foligno, adesso bisogna misurarci con il Lanciano. Sarà ancora una prova importante dove possiamo capire quanti miglioramenti ci sono durante questo tempo qua che stiamo trascorrendo insieme. Giochino Di Maio, sta piacendo. Buonasera, mister. Si è parlato molto di gioco, di profilo ecco anche psichico, però alla luce del lavoro svolto sia a Gubbio che nel periodo a Castellammare, come reputa la prestazione della squadra sotto il profilo atletico? Bene, perché giocare con questo calcio, giocare con i ritmi del primo tempo è stato veramente. Abbiamo tenuto bene il campo. Parliamo anche di giocatori che durante la settimana non avevano problemi e purtroppo c'erano anche delle assenze importanti per poter avere anche la gestione di qualche cambio, diciamo, no? Però si sono contento perché poi alla fine, tolti quei 10 minuti che ho detto, 10-15 minuti dell'approccio del secondo tempo, poi la squadra fino alla fine ha corso. Nicastro e Gatto in tandem hanno fatto cose bellissime, assist, gol, la traversa di qualche primo tempo. Quando rientrerà Ripa, chi se la giocherà con lui? Ma noi abbiamo dei giocatori, l'ho detto prima, no? Mentre Ripa è un attaccante vero, no? Un attaccante d'area di rigore, noi abbiamo questi giocatori qua che sono giocatori importanti, tutti lì che possono giocare soprattutto proprio d'attacco.
e di Nicastro, che l'anno scorso ha fatto un grande campionato come esterno a destra. Lo stesso Gatto, nelle caratteristiche, anche in passato ha giocato all'esterno a sinistra. Su questo sono contento perché abbiamo dei giocatori utili che possono fare altri, molti ruoli, e l'occorrenza anche quando ci siamo in difficoltà, sai che può portarci. Abbiamo anche un'assenza di Bombaggi, ci sono assenze importanti nel reparto offensivo. Di questo sono contento perché più giocatori c'hai, più scelte c'hai, e più lealtà tra di loro ci sta per giocarsi il posto. Questo è molto importante. Longobardi, cronaca. Mister, buonasera, le volevo fare due domande. Una sul mercato, siamo solamente al 2 di agosto, secondo lei la squadra al completo ha bisogno di altre pedine? E poi un'altra su Carrotta, che è entrato, sembrato in partita nonostante la sua giovane età. Sì, no, per quanto riguarda il mercato, dato che ho la fortuna di stare in una società dove fa calcio, dove fa calcio anche bene in passato, nel senso che sappiamo dove dobbiamo intervenire per la società, che sta facendo abbastanza bene, è normale che ha un occhio largo, non sul mercato, perché sappiamo che chiude il 31 di agosto, perciò lì sono fiducioso perché so che arriveranno dei giocatori che ci vorranno male, sicuramente. Per quanto riguarda invece i giovani come Carrotta, sì, Carrotta si è comportato bene in ritiro, ha fatto un buon ritiro, un giocatore in crescita, la scelta poteva essere anche su Bondone, che è un giocatore anche 97 che sta crescendo. Per quanto riguarda i giovani, io sono contento perché mi piace lavorare giovani e non ho paura di far giocare i giovani se non mi erano. Perciò oggi c'è stata l'occasione di Carrotta, io mi auguro domani che ci sia anche un donno, e perciò con questo sono contento. Altre domande? Sì, mister, due domande. La prima, sul mercato, si aspetta ancora qualche arrivo importante? C'è qualche ruolo nel quale secondo lei è stata ancora scoperta? Ma scoperta, cerchiamo di andare a completare il reparto, secondo me. Dobbiamo andare a completare il reparto, magari adesso possiamo dire no, in difesa dobbiamo completare il reparto, che è soltanto dobbiamo completarlo, è normale che c'è l'abilità della società, e lo sappiamo quanto il nostro presidente insieme ha detto ai giudici, stanno con gli occhi aperti per cercare di. Io mi aspetto sempre qualcosa da parte loro, e sicuramente ci sarà. E l'altra, prego. L'altra domanda invece è relativa proprio al gioco, perché noi siamo gli estate che giocano tantissimo palla a terra, in pratica di lanci lunghi se ne saranno visti 2 o 3 in tutta la partita. Sarà una prerogativa della Juve Stabia di quest'anno? Sì, perché abbiamo giocatori con caratteristiche che possiamo giocare con palla a terra, insomma. A me piace giocare con molto palla a terra, normale che ci sarà la possibilità, quando dobbiamo cercare di. Prima che giocare faccio un calcio palla lunga, però questo qua sicuramente è una nostra prerogativa, come ho detto lei prima, e lavoriamo per giocare in questo modo qua. Poi mi rilascio sempre al discorso che mi si è fatto prima, anche degli altri giocatori, non ci dimentichiamo che c'è Primo Gomez, che è arrivato in ritardo, un giocatore che io punto molto perché personalmente piace, e mi rilascio al discorso di prima del reparto offensivo, quante possibilità abbiamo con questi giovani che sono utili. E io mi auguro che sia venuta all'altezza della situazione. Ne approfitto, conosciamo il presidente Magnello, lui parte sempre dicendo no, ci dobbiamo salvare, voglio un campionato tranquillo, poi però. Io non lo posso contraddire. Dite sempre qualcosa in più, le ha chiesto già qualcosa in più. No, presidente, quando c'è stata la presentazione, mi hanno detto. Il mio primo obiettivo, lo ripeto e lo ribadisco, è quello di uscire come stasera, anche se non bisogna stasera pensare che abbiamo vinto o montarci la testa, uscire dagli applausi dal campo, dal mettere in questo modo qua, a me interessa quello, uscire dove abbiamo sudato la maglia, dove abbiamo magari vinto, sicuramente, però quello è il mio primo obiettivo, perché se fai quello, se sei riuscito a conquistare quello, vuol dire che sta facendo qualcosa di buono. C'è l'ultima domanda di Deriso Stabiacià. Sì, mister, volevo chiedere, quando dice completare il reparto difensivo, vuol dire che si aspetta la cessione di Mignolini? Ma Mignolini è sul mercato, sappiamo tutti quanti, no? Però ripeto, io mi aspetto perché avere solo 3 centrali penso che no? Il reparto si va a completare, si deve completare. È normale che Mignolini è sul mercato, se va via, per forza di cose devo prendere qualcosa, se rimane, meglio. Grazie. Prego. Il modulo scelto, questo 4-2-4, è l'unico su cui sta lavorando, oppure diciamo che questa sarà schierata anche all'occasione come ha fatto oggi? Fa piacere questa domanda, no, abbiamo già lavorato anche con un altro modulo,
però adesso avendo, questi, avendo delle assenze ci basiamo non, 4, non tanto il 4-2-4 ma il 4-4-2 diciamo, no? Perché magari poi l'ottica ti porta a vedere la partita, giustamente lo fate bene, mi porta a vedere il 4-2-4 perché magari con gli esterni siamo molto offensivi, però stiamo lavorando anche su un altro modo, stiamo lavorando 4-3-3. Nostra curiosità Bombaggi, che prima lei insomma ha ricordato, in questo modo lo dovevamo vedere. Ma lui è un giocatore d'utile, un giocatore che per noi è importante, dove riesce a giocare anche un 4-2-3-1, nel senso che con la rivolta che è passato qui, no? Con 4-3-3 ci può giocare da interno, ci sono le soluzioni perché ripeto, il ragazzo è bravo come sono più bravi tutti gli altri, cioè, aspetta a me, cerca di essere bravo nel farli giocare. Grazie. Grazie a voi.